Dottor Scaramuzzo, intanto perché non ha accettato il confronto con gli altri due candidati sindaco? Facciamo chiarezza. Dunque, con gli altri due candidati sindaci ci siamo già confrontati due volte. Primo maggio, in occasione dell'incontro che abbiamo avuto con la CNA. E due giorni fa, in occasione della chiusura delle giornate che ha organizzato l'Istituto Scolastico Manicone. Quindi abbiamo già avuto due confronti. E nel confronto che abbiamo avuto alla CNA già ci sono stati dei momenti di leggera tensione, e siccome non abbiamo nessuna intenzione di fare uno show o di fare piazzate in mezzo alla piazza, non accettiamo questo confronto. Ma non accettiamo perché prima di tutto i tempi e i modi della nostra campagna elettorale li decidiamo noi e non li facciamo decidere dal sindaco uscente. Secondo, perché noi ci siamo incontrati per oltre 6 mesi, continuiamo in diversi incontri con i cittadini pensiamo che dobbiamo incontrarci con i cittadini più che tra di noi. Il sindaco in 5 anni non ha avuto mai la sensibilità di incontrarsi con i cittadini, mai, non ha fatto né un comizio né un confronto. Adesso a 15 giorni dalla giornata elettorale vuole incontrare me, vuole incontrare. È chiaro che questo significa che è in difficoltà. Deve incontrare i cittadini, non li ha incontrati per cinque anni, li incontrasse almeno in questi giorni, così almeno fa capire ai cittadini che cosa ha fatto e che cosa vorrebbe fare. Noi spieghiamo sulle piazze, abbiamo spiegato in 6 mesi che cosa vorremmo fare. In un minuto ci dica che cosa volete fare per Vico. Noi partiamo da una situazione molto brutta del paese. Ricordiamo tanti anni fa cos'era Vico del Gargano. Era un paese probabilmente all'avanguardia 30 anni fa nel Gargano, sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale, era politicamente molto forte ed economicamente andava molto bene il paese. Adesso siamo all'anno zero. Che cosa vogliamo fare? Abbiamo un progetto di sviluppo ambizioso, un progetto di sviluppo del territorio ambizioso, però pensiamo che sia attuabile, dove principalmente questo paese ha bisogno di lavoro. Come tutti i paesi del sud, se non c'è lavoro il paese muore, si spopola. I settori vitali della nostra economia sono il turismo e l'agricoltura, è inutile che ci giriamo intorno.